Nella baia di Køge in Danimarca sono state ritrovate la testa e le gambe della giornalista svedese Kim Wall. La trentenne freelancer era salita a bordo del sottomarino Nautilus il 10 agosto per intervistare il suo costruttore, l'inventore Peter Madsen. Da allora nessuno l'aveva più vista fino alla scoperta il 21 agosto nella stessa baia di resti umani, poi rivelatisi il tronco della donna. Peter Madsen è ritenuto l'autore dell'omicidio ed è in carcere dall'11 agosto. Il 46enne ingegnere autodidatta continua a dichiararsi innocente, malgrado gli indizi contro di lui. La versione di Madsen è che la giornalista è morta accidentalmente, che poi lui, preso dal panico, si sarebbe solo sbarazzato del corpo. Tuttavia, nel laboratorio dell'inventore sono stati ritrovati filmati di vere torture su donne, poi bruciate o decapitate. La difesa del sospettato sostiene che quei video non appartenevano a Madsen e che altre persone avevano accesso al laboratorio.